Bentornati a tutti sul canale di Fulcritech. Oggi faccio un semplice tutorial su come mettere root su gran parte dei dispositivi LG. La lista con i device testati si trova nella descrizione, quindi se trovate uno dei vostri device questo metodo funzionerà al 99%, perché nulla è sicuro. Però dovrebbe funzionare anche con altri device LG che non sono nella lista, quindi tanto vale la pena provarci. L'unico requisito è avere un file manager e il firmware LG Stock Jelly Bean con Skin Sandwich non va bene. Allora, un metodo semplicissimo e anche velocissimo. Io ho già il root, però vi faccio vedere comunque il procedimento con il quale ho messo il root. Andiamo col file manager a cercare il file scaricato, il link come sempre sarà in descrizione, che è questo qua, lgpwn.apk. Lo installate come una banale applicazione. Poi nel drawer ci comparirà l'applicazione, che è questa qua. La apriamo, andiamo su rootme, qua farà un backup. Io gli ho negato i permessi di super user per far vedere come funziona. A questo punto dobbiamo andare su ripristina memoria interna, si cercherà il backup fatto ed ecco qua LG più bene. Noi selezioniamo questo backup e lo andiamo a ripristinare, semplicemente ci andiamo sopra, poi ripristina. Io non lo faccio perché sennò riavvierà il telefono e il video mi si annullerà, quindi voi semplicemente fate ripristino, il telefono vi si riavvierà. Una volta riavviato andiamo sul Play Store e scarichiamo SuperSU per poter avere i permessi di root. L'apriamo, lo facciamo anche gli aggiornamenti e infine, se volete verificare se avete fatto tutto correttamente, andiamo su Root Checker. Ok, verify root, ecco qua, come vedete ho root. Bene, per questo video è tutto, come vedete è molto semplice, ci ho messo pochissimo, 2 minuti secondo me neanche. Se come sempre avete delle domande, delle richieste, dei consigli per i prossimi video e così via, commentate pure. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un like e se volete vedere altri video iscrivetevi. Da questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.